they will have the assurance that they can access Italian ports. Evidently, the consequences will be that those that do not sign will not be able to benefit from these specific assurances from the Italian authorities. But, of course, international law continues to apply in all circumstances. Told me, hey, one by one, only people have jackets, okay? Per quanto riguarda il tema delle armi a bordo, per noi non è soltanto un problema di principio, ma è un rischio che evitiamo, cerchiamo di evitare in tutti i nostri progetti, in tutti i 70 paesi in cui Medici Senza Frontiere lavora. Per quanto riguarda i trasbordi, avevamo chiesto l'eliminazione del divieto dei trasbordi. Riconosciamo che rispetto alle prime bozze circolate il punto è stato, diciamo così, migliorato, nel senso che sono stati fatti dei passi avanti, ma comunque ancora intravediamo il rischio che, così come è formulato oggi, si possa andare a indebolire il meccanismo di soccorso, andando a introdurre un elemento di rigidità per quanto attiene ai trasbordi da nave a nave. Si rende potenzialmente più debole, si limita potenzialmente tutto il dispositivo di cerchio e soccorso. Avevamo auspicato un richiamo ai principi umanitari a cui Medici Senza Frontiere si ispira, ma non solo noi ovviamente. Avevamo auspicato un richiamo al fatto che il codice avesse una finalità ultima di potenziare le attività di ricerca e soccorso, quindi, come dire, sottolineare che questo era il vero obiettivo del codice. Idealmente avremmo anche gradito vedere riconosciuto il ruolo delle organizzazioni non governative per quello che abbiamo fatto, che hanno fatto in questi anni, e tutte queste cose purtroppo non le abbiamo ritrovate. Bisogna vedere quello che realmente accadrà. Probabilmente il governo si è reso conto che l'idea della chiusura dei porti non era praticabile, o comunque sarebbe stata molto pericolosa per le vite delle persone che noi salviamo, insomma, che le ONG salvano. Sinceramente non ho idea di quale tipo di conseguenze la mancata firma possa comportare, anche perché comunque le attività di ricerca e soccorso in mare sono inquadrate in un ambito normativo molto molto articolato, molto ben preciso, fatto di convenzioni internazionali, di norme internazionali e anche di norme nazionali, tutte norme che noi abbiamo rispettato dal primo giorno e che ci impegniamo a rispettare anche per il futuro.